Un'edizione, la 46esima del Premio Teramo, che trova nuovo slancio e nuova linfa per rigenerare appunto un premio che è fortemente legato alla tradizione culturale del territorio. Rappresenta uno degli appuntamenti più importanti su tutto il panorama nazionale, lo è ancora di più per la nostra comunità, e quindi era giusto dopo 46 edizioni arrivare a rinnovarlo, a dargli nuovo slancio con delle novità assolutamente importanti e significative che danno la testimonianza di come questo premio rappresenta oggi e soprattutto rappresenterà nel prossimo futuro un elemento nevralgico per la ripartenza e la rigenerazione della nostra comunità, facendo proprio della cultura il capitale dal quale far ripartire la nostra comunità. Non è cambiato nella sua composizione per quanto riguarda le tre sezioni del Premio Teramo, che sono sempre le stesse, quindi il Premio Teramo per un racconto inedito, il Premio Teramo Mario Pomiglio riservato ad uno scrittore abruzzese, il premio Giacomo De Benedetti riservato a un autore giovane. Ma c'è un momento anche di rinnovamento, perché la precedente giuria è stata completamente azzerata e abbiamo una giuria tutta nuova, una giuria giovane, i giurati hanno un'età compresa tra i 30 e i 50 anni e praticamente il presidente di questa giuria è Simone Gambacorta, al quale abbiamo voluto dare la presidenza proprio perché ci aiutasse a fare da tramite in questa transizione e facesse anche gli onori di casa. Ricordiamo che con la ripartenza del Premio Teramo, il cui bando verrà pubblicato a fine agosto, primi di settembre, riparte anche la rassegna letteraria Aspettando il Premio Teramo, i cui primi eventi ricadranno nella manifestazione culturale Teramo Natura Indomita, e nei primi appuntamenti avremo Donatella di Pietrantonio, avremo i nostri giurati, però andremo avanti poi nel corso del tempo, da qui fino alla primavera in cui ci sarà la cerimonia finale, con altri eventi molto importanti. Nel 2005 ho scritto questo raccontino di 6 o 7 pagine e l'ho mandato al Premio Teramo, che non mi ha mai risposto. E poi da lì però i racconti servono a farsi le ossa, servono insomma a sperimentare, e da lì ho scritto qualche altro racconto che è stato premiato e poi ho esordito nel 2019 con un romanzo, che è la forma diciamo autoriale che forse mi appartiene di più. Però continuo ad amare profondamente i racconti e sono veramente fiero di essere giurato del Premio Teramo.